nel 1189 Gioacchino decise di costruire in Sila la casa madre di questo ordine nuovo che lui aveva fondato, l'Ordine Florense. C'è il racconto del suo biografo che appunto testimonia come Gioacchino scelse con cura quel posto, Jure Vetere. Dopo la costruzione di Jure Vetere, Gioacchino intraprese la costruzione di tante altre chiese, fra le quali questa, la prima parte di questa splendida abbazia, fu iniziata proprio da Gioacchino da Fiore. Questa abbazia, costruita sulla cripta fondata da Gioacchino da Fiore, dal suo successore, dall'abate Matteo, è l'edificio sacro a navata unica più grande della Calabria. Questa navata unica è un cammino, è il cammino nella penombra fino ad arrivare alla luce, la cascata di luce è proprio dove c'è l'abside e nulla doveva distogliere lo sguardo dei penitenti, quindi niente affreschi, niente statue, niente stucchi, ma la nudità della pietra, proprio per significare questo cammino verso la spiritualità e verso appunto questa cascata di luce. È un cammino verso la salvezza. La storia non è il luogo del regno del male. Dice Gioacchino che nel conflitto fra il male e il bene vince sempre il bene. Ecco perché Gioacchino è ancora profondamente attuale, perché è il cantore della speranza. Nella cripta per tanti decenni in un'urna sono state conservate le ossa di Gioacchino da Fiore e sopra l'urna la terzina con cui Dante ricorda Gioacchino da Fiore e lucemi dalato il calabrese Gioacchino di spirito profetico dotato. Nel corso del 2000 abbiamo fatto esaminare appunto quelle ossa e l'Università di Pisa ha testimoniato che si trattavano delle ossa di un uomo vissuto nel XII secolo con alcune caratteristiche che sono quelle caratteristiche descritte dai biografi di Gioacchino da Fiore, da Luca di Cosenza e da un altro monaco anonimo Florenza, cioè le caratteristiche di Gioacchino da Fiore era quella di essere un grande camminatore, di essere un penitente, di essere fondamentalmente un vegetariano e quindi attraverso l'analisi delle ossa si è potuto documentare e attestare che quelle corrispondevano a quelle di Gioacchino da Fiore, poi fu ricomposto il corpo e collocato nella sacrestia. Il messaggio di Gioacchino è stato un messaggio fortemente dirompente. I grandi medievalisti dicono che il suo messaggio si è abbattuto sul XIII secolo come un ciclone. Gli spirituali, i francescani attinsero profondamente a questo pensiero, che era un pensiero che diceva che nel corso della storia la struttura sociale sarebbe diventata più leggera e anche la Chiesa si sarebbe liberata dagli orpelli del potere temporale, si sarebbe liberata da tanta corruzione che pesava sulla missione della Chiesa stessa. Quindi un messaggio che è stato accolto dal popolo, che ha infervorato tante correnti, ma che è stato guardato con sospetto da molte autorità ecclesiastiche.